Una riflessione importante del Festival Outdoor e centro anche del suo sviluppo è a partire appunto dall'anno scorso, quando siamo entrati all'interno dell'ex Dogana di San Lorenzo, è portare il festival all'interno di luoghi dismessi, inusuali per l'arte, per la musica, e luoghi in cui il pubblico non era mai potuto entrare durante il periodo dell'attività. Non a caso il claim di quest'anno è il Now, quindi un qui e ora. Volevamo riflettere su un momento specifico, che è il momento in cui non solo noi siamo entrati in questo enorme spazio, ma anche il momento in cui il pubblico entrerà. Un momento che raccoglie diversi piani temporali, il passato, quindi l'attività dello stabilimento militare, il presente, quindi le opere di 17 artisti e tutti i contenuti del festival, e il futuro. Il futuro perché questo spazio sarà soggetto ad una futura riconversione, si trasformerà una parte nel Museo della Scienza. Let the bass kick. Let the bass kick. Il titolo è All In, proprio perché è quasi una raccolta antologica di tutta la mia ricerca dei pattern, del pop, insomma tutto il mio percorso negli anni. Essendo una stanza interna, volevo qualcosa di avvolgente, insomma, che partisse dalle pareti, arrivasse al soffitto, fino a un'installazione che poi, insomma, è il fulcro, secondo me, del lavoro, perché rappresenta il mio nome, dal quale scende una colata di colore. In poche parole, se ti avvicini troppo alla street art, ti sporchi, quindi se ti avvicini ci sono gli schizzi della vernice che ti colpiscono, e allo stesso tempo è il mio nome che si sporca entrando in un posto, oddio, non istituzionale, comunque che non è la strada. Si chiama supernova, ritornando in contatto con la natura, quindi lasciando perdere tutto ciò che è la materialità, il denaro, io sono tornato una persona felice. Questa installazione si divide su tre livelli. Il livello base, che è la figura sotto al tavolo, che è un tronco secco, che è un po' la morte dello spirito, no? Appunto, quindi rappresenta un po' quelle persone che sono molto legate alla materialità, all'aspetto estetico, al denaro, ai beni materiali. La fase di intermedia, che è questo tavolo con i piatti e con questa nuvola sopra di ferro, è un po' il link che c'è tra l'uomo e l'universo, diciamo. Piatti che rappresentano le fasi lunari, la luna è un elemento che ha molto a che fare con gli uomini, no? Il contorno, quindi queste sfere con le piante dentro, sono un po' proprio la natura, l'universo, i pianeti, e le scale alle spalle è un invito per chi guarda, invece di guardare per terra, alzare gli occhi al cielo e godersi quello in cui siamo immersi. Abbiamo ad esempio Martin Watson, che viene dalla Norvegia, Tigno, che viene dal Brasile, Penique Production dalla Spagna, Tilt, che viene dalla Francia, e anche un grande gruppo di italiani. Qui ad esempio ci troviamo nel Padiglione Italia, alle mie spalle c'è l'opera di Alo Alo, un artista torinese. 17 artisti assolutamente diversi tra di loro. L'intento era quello di dare uno sguardo trasversale delle ricerche artistiche contemporanee.